Benvenuti e bentornati amici dei gemelli qui il karma rosso. Queste sono le energie che andiamo a vedere per la luna che va dal 19 di agosto al 16 di settembre. Per chi ha bisogno di mettersi in contatto con me, avete sullo schermo un indirizzo mail o anche una pagina Facebook, sicuramente ma mail è la cosa migliore. E ora andiamo a vedere le vostre energie generali. Vi ricordo che se vi mandate una mail in questi giorni fino al 24 di agosto ovviamente non riceverete risposta perché non sono available, sono in vacanza. Allora, gemelli, energia generale per i gemelli di questa luna. Allora gemelli, qualche perdita c'è stata ultimamente, no? E un po' forse vi incolpate anche di qualcosa, forse vi chiedete la persona coinvolta o le persone coinvolte in questo come facciano a non sentirsi in colpa, o semplicemente c'è stato il bisogno di fare dei tagli e quindi un po' di perplessità su quello che può essere il futuro c'è. Però questa luna è in realtà una luna che porta un grande potenziale di trasformazione. Vi ci vorrà un po' a vedere i risultati finali, completi, di quello che inizia ora come energia. Però sicuramente ha a che fare con la stabilità economica per tantissimi di voi. O semplicemente con il concetto di sicurezza. Quindi diciamo che forse è il caso di fare un esempio. Facciamo finta che voi siate degli artisti e la vostra stabilità economica dunque dipende dall'arte. Ultimamente forse non eravate ispirati o non riuscivate a trovare chi poteva aprirvi delle strade diverse. Insomma, c'era un po' di ristagno. È ovvio che questo ristagno va a influire nella vostra parte economica, ovvero sulla vostra stabilità, il vostro senso anche di concretezza. Per cui con questa luna c'è uno sblocco di quel grumo di vecchie energie stagnanti. Però da qui a dire che in una luna avrete dei progressi incredibili e nel giro di 28 giorni, che è il ciclo lunare, sarete miliardari, conosciuti tutto il mondo come artisti rivoluzionari dell'ultimo millennio, è esagerato, ok? Ci vuole tempo. Però questo è l'inizio della parte migliore sicuramente di questo 2020. Alla fine della luna c'è diciamo una serie di eventi che vi renderete conto dovrete affrontare. Lì per lì la situazione non è così piacevole, nel senso che la mia sensazione è che avete per un bel po' chiesto all'universo di darvi o un segno o una mano per evolvere la vostra situazione. E ora l'universo risponde, quindi ci vorrà, come dicevo, del tempo perché la risposta arrivi tutta. Però la punta dell'iceberg, questo primo momento di diversità rispetto alle energie vecchie, lo potreste percepire in maniera un po' traumatica. Non fatevi paura, avete tutto quello che vi serve, siete creativi, siete belli e attivi, siete mentalmente attenti alle nuove esigenze, però non fatevi prendere dalla voglia di velocizzare le tempistiche,
non spingete più del dovuto, non fate pressione agli altri. Sappiate invece che è molto probabile che sulla strada, attraverso questo periodo, incontrerete delle persone, in particolare una, che sarà per voi o fonte di illuminazione o di sostegno. Può essere che parliamo di una soulmate romantica e quindi un qualcuno che avremo nel futuro come compagno o compagna, oppure semplicemente di un collaboratore o collaboratrici con cui farsi da spalla per quanto riguarda la parte economica della vostra vita. Non abbiate paura se vi sentite ogni tanto dei pesci fuor d'acqua. La sensazione, quello che vedo anche, è che siete pronti a lasciarvi dietro una terra che non rendeva più, una terra sterile, per andare verso una terra che praticamente risponde alle vostre difficoltà. Se mettete, che ne so, 10 anni della vostra energia in un progetto e fino ad ora non vi aveva mai dato nulla, adesso ci mettete un mese della vostra energia e vi dà subito i risultati, quindi vedrete che qualcosa si smuove veramente. Andiamo a vedere ora l'energia dell'amore. Come sempre dividiamo tra chi si ritiene sentimentalmente impegnato e chi invece si ritiene sentimentalmente single. Si ritiene sentimentalmente impegnato. Per i gemelli che si ritengono sentimentalmente impegnati. Guarda un po', allora, c'è qualcuno di voi che magari aspettava il ritorno di un ex, come si dice, di una vecchia fiamma, o magari vi eravate proposti a qualcuno e per lì avevate ricevuto 2 di picche. Bene, questa persona torna sul vostro percorso convinta di questo suo ritorno, con buoni propositi, buone intenzioni. È probabile che ci sia poi a seguire, magari subito non un matrimonio, ma comunque un'ufficializzazione della vostra unione. La persona è una persona nuova, o almeno una persona che ha messo un po' di saggezza tra i capelli, come diremmo se stessimo parlando in termini proprio spirituali. Allora, per quelli che stanno aspettando il classico ritorno, non è che per forza vale sempre questa lettura, perché molte volte vedo che si dimentica che queste sono letture generali. Quindi, se la persona torna bene ed è una persona sensata, che ha messo senno, che veramente interessata, perfetto. Se notate che la persona è la stessa, mi raccomando, mettiate il vostro giudizio, non fidatevi del fatto che vi ho detto è una persona nuova. Queste sono letture generali. Allora, per quelli invece che si ritengono single, per i gemelli che si ritengono single. Non c'è proprio trippa per gatti qua, pare che non ne vogliate sapere perché ancora dovete recuperare molto. La vostra energia è proprio rivolta all'interno. E non è che vi sentite neanche così, forse neanche così attraenti per l'altro sesso o comunque per un possibile partner, perché voglio essere inclusiva, non è che tutti piacciono quelli dell'altro sesso, quindi un possibile partner ora non è il centro dei vostri interessi, ma quello che vedo che c'è difficoltà proprio a relazionarsi all'idea dell'amore. Manca la speranza, diciamo, manca la sensazione di poter avere amore. Vabbè, è un periodo di passaggio come tanti, e se questo è ciò che sentite va benissimo anche per me, insomma. Allora, queste erano le vostre energie. Io vi ringrazio di essere stati qui. Vi do appuntamento con la prossima luna o le prossime letture generali. Qui è tutto da Karma Rosso. Ciao ciao!